distrofia muscolare generalizzata, poliuria, disuria, stranguria. Sì, dottore, gli manca l'anguria e poi le ha tutte, eh? Dottore, ma alla fine non so, che cos'ha? Un'influenza? Se è un'influenza, perché non gli dà un profilattico dell'influenza? Siamo a posto. Sì, un profilattico? Sì, quello dell'influenza. A parte il fatto che si chiama profilassi e non profilattico. Va bene. Comunque, ma mi pare che tutte le malattie che ho elencato vi sembrano una semplice influenza. Beh, io non ho capito le prime parole, Io non ho capito le ultime, quindi... Comunque, quella che ho scritto la terapia, seguitela con attenzione. Sì. Le ho attaccato una flebo, manderò qualcuno a staccarla. Sì. Ora corro a casa. Va bene. Perché c'è il derby di Juve Toro, sa? Non vorrei perdermelo. Arrivederci. Forza Juve. Disgraziato, malnato, rospo schifoso di un medico. Proprio in casa mia, in casa di uno sfegatato torinista come me, ci doveva capitare. Ci calavo qui e bene qui, dai. Non voglio più. Non voglio più. Mi sa di sì invece. Sì, sì, vedrai. Ciao mamma! Finalmente bambina! E allora cosa? E allora che cosa vi ha detto il dottore, no? Ma vi avrà pure detto quello che ho! Ma vi decidete a rispondere! Mamma mia! Mi servono due rimbambiti! I parenti sono come le scarpe, più sono stretti e più fanno male. Sembra gentile, eh? Senti, mamma, il dottore ha detto che è il cuore di polisterolo. Che? Polisterolo? Sì. Secondo me voi non avete capito niente, perché io sono malatissima. E pretendo di avere un medico a disposizione 24 ore al giorno. 24 ore al giorno? E? Sì. Anzi, di più, 30 ore al giorno. Perché? Scusate, mica ci devo andare io dal dottore. Adesso mi ha anche diagnosticata la debolezza cronica. Sì, sì. Ciao nonnina! Ma come sono contenta di vederti in piedi! In piedi, Olivia? Sì, nonna, in piedi! No, Olivia! La tua nonnina è sdraiata in verticale! È sdraiata in verticale? È venuto il dottore! Ma lei è già anche andato via! Oh, non so io, Olivia, quello lì c'ha sempre fretta! Oggi mi ha detto che doveva andare a vedere la partita, sì, la partita! Olivia, come si fa a lasciare da sola una povera vecchia come me sul punto di crepare da un momento all'altro? Dici almeno uno o due mesi, ancora. Insomma, mamma, doveva dire che dovrai fare per due mesi delle cure e poi... Sì, e poi, aspetta, dov'è che ha detto che ce l'hai il piede? Nella fossa, il piede nella fossa! E poi ha detto che ti darai una mossa e vedrai che stai meglio. Yeah.
sorella Armida. Magari una camera piccoletta. Piccoletta. Così costa meno, finché morte non avvenga. Ma la morte di chi? Ma dell'Armida, no! Senti! Poi in via sanità, già, Olivia
Io dico mai, assolutamente mai. No. E no. Perché non saresti contento? Niente, un Juventino, mai, piuttosto. Ma per il toro? Per il toro questo è altro. Tu sei tutto scemo. Beh, sarò anche scemo, comunque non traditore della mia fede, Sì. Per il toro. Lascia stare la fede, ma guarda di più alla speranza e alla carità verso l'Olivia. La speranza di avere tutti i soldi di tua madre, E poi l'Olivia, avrebbe assicurato palanche e amore. Sentite voi due, non so, insomma, tutto passa sulla mia pelle, quindi la più interessata qua sono io. Sì, ma fra un giorno, anzi fra un mese per l'esattezza, passerà tutto nel tuo portafoglio. Sì, avete dimenticato però un piccolo dettaglio, che poi... tanto piccolo non è. Qual è sto dettaglio? Mi chiedi quale dettaglio, Daddy? Che io per riempire quel portafoglio devo sposare il dottore! Ma sì, ma queste sono cose secondarie! Lo sposi ed è fatta! Mammina! Sì. Il dottore dovrebbe essere dello stesso parere? E non dico che a me non piaccia, anzi! Ma come facciamo a convincerlo a sposare me? Con tutte quelle belle signore e signorine che spoglia in ambulatorio? Ma perché dici che le spoglia tutte? Non lo so, Daddy. Penso di sì, fa parte del suo lavoro, Vabbè, comunque, non è un bel travai, Se ne sapevo sarei andato a fare il medico anch'io, sicuramente. Sì, sì. Vado io. Il cartone del notaio per il testamento. È arrivata la zia! Ciao zia! Ci permetti la cugnosmi, no, che mi la goda quanti su una sua.
Vinte Giuliani. Comunque. Comunque sì, vinte Giuliani. Sì, sì, va. Che l'unica malattia seria che ha di una birra, il curaglia mi, o no, t'ha capito o no, Scusa, ma di che malattia parli, zia? T'ha visi quel che smangiava tutti gli ungi. Ah, sì, ma e come hai fatto a guarirla? Io sconduio la dentera, no? Qua che l'ha fatto? Testamento! Ma adesso è andato fuori qua adesso? Ma perché? Ma ci vuole marcare, ma piedi su quella marcata! No, ma allora, Armida, a ti classa, a vitalizio, vita naturale durante, a ti la carta riposo, è una stanza piccina, perché... Al tar ricovero! Al tar ricovero, miti! Ma scusa, ma quella vacacella non tar ricovero! Ma non ne capi? Testamento al Vanna Cicca, ma non si c'è? Purtroppo il Val. No, ti spiego perché? Quando Cacella la tira i bacchetti, noi lo piuma e lo strasciuma e via! Ma se sarà l'incarcassione, no! No, zia, non è così facile! Perché? Perché l'ha già depositato dal notaio! E poi, zia, non sai più bello, perché sì! I soldi li lascia tutti all'Olivia. Ecco, all'Olivia? Sì, sì. Vabbè, però ci pensi. Va bene, no. Perché, esatto, Olivia, vuoi che la tua attività è goduma quel costo in lui, no? O no? Però io per ereditare tutti i soldi dovrei sposare il dottore. Ma non ti ha stato il dottore? Se no finiscono tutti i soldi al Santa Rubiconda, al convento di Santa Rubiconda Vergine. Adesso, vabbè, allora, fammi capire la roba. Che dottore? Il nostro, cioè il suo dottore, vuole che l'Olivia lo sposi per averlo in casa 24 ore al giorno. Anzi, aspetta, com'è che ha detto? Sì, domeniche, feste comandate comprese. Ah, di parecchio. Sì. Dunque c'è la marca in tal testamento? Sì. Che sa matta giù dalla da Maria con quel dottor lì? Sì. Me perché c'è la bondutura in casa? Sì. Me? Domeniche e feste comandate comprese. Ah, allora c'è ciò che di? Adesso mi va da là e la fa fuori, pareggia il testamento al bar e si la roba mia allora è gaulapori. A squì che lei la guida se la può a slagava cella così è destri a Giacomo Rio di Caie a Giacomo o sì Giacomo vada che mica stia nen fuma la prova per buchi si tetti vengo anche a te ma te fermi dita Armida sì farmi dita ma prima risponda alla domanda no però anche te e capisci ne perché fa gli stessi lei ha capito da rispondi va bene ho 33 anni oh fai 33 allora guarda Giacomo che cugnos mia ne ha 43 quindi dai guarda cortesì ma si mantensa da piedi farfalla ma va via va quinta valli che io non manca niente Armida guarda che ho portato la veste a Elvira per il suo funerale da boom e te anche 43 anni
così delusiamo gli inne? Pronto essere! Già sull'armida! Sì! E Giacomo alla 46 anni! Già! Era di Cilu Giacca, qui siamo qui! Ma si appena detto il mentiro! Sì, ti da passeclu, eh? Pareci, eh? Ti da passeclu, pareci, eh? Pareci? Pronto? Esther? Pronto? L'entrai giù la linea, il capita? No, no, ma tu di qui l'entrai giù la linea, qui l'entrai giù da Esther, lui che ti fa sempre. Capetti alma, robi che spagnelli, Ma scama scusa, Ma te te mai fallo anche a mette di anni? Mi? Perché mi manca? Insomma, te ne è proprio il primo pelo, Ma ho peccato di, A parte, comunque, allo sentito mi, ante il paese che io, te due anni. Mi dai un capito? Vero anche te? No, ma è papà a parlare di zia, no? Che compini l'altra smanna, no? E lo sa tutto il paese che io con te due anni. Vabbè, non hai capito. Vabbè, è di sì che ti portavi la testa della scultura del Mira. Te da scultela? Sì, sì. Te te rangiala? No. Me no. No. Ma me no! Me rangiala perché, c'è, era lui la sepoltura, un matrimonio e io pavo il ferentene. Ti che te bunga, fai che fai tutti, no? Scusa, ma te sa tu, ma adesso sta fermo me! Ma tu santa pace! Allora, dimmi una roba, l'Elvira te ha detto per te da scrittela. Allora, alla di qua dita. Sì, dai mio o dai tuoi? A qui. Dai di! Ma che te ne da scrittela di, Dici, allora, per che misuri, no? Mi chiamava, io davanti a me o tu? All'anno in decimo. Se perdi dal tempo, c'è sta festa, butta qui, va. Quando vai, butta la mamma a va. Sì, te la stai per, no? Perché si fai parecchio, mi capisci. Allora, te stai per che mi, per che misuri, i spursini, no? Ma adesso per che misuri, mi manca da... Non è da più fusile, Ah no! Ma mica sei ma con quella roba piccina per pieni giù, ma che c'ha detta? Ma che mi oppressa, E vuole sapere che sulla sofà? Caleca, mica sei ma con la roba piccina? Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Invece Mira, io sono lì, Qui è l'Eluniglia, che c'ha detta? Parlo qui! Al G, si chiamava al G! Ma che roba, la lasciami la testa da buon! Adesso da arrangiami lì, proprio in cucchi, tanta quella roba da fare. Allora, qua dita, fuma due centimetri manco più. Dai, te, se sbuco i gambi, oramai a quel punto lì, la casa, perché... Senta, papà, lì, ho fatto una cosa, mi ne so, e bocca là ancora. Ho visto Giacomo andare via, ma... La gente già vestita, sta bene, sembra viva. Romualdo, è già una scusa, ma mio un curioso sta mecciaglio mai conosciuto, la vestita, ma che c'è me. Ma l'avete già incassata? Incassato? L'avete già incassata? Ma non abbiamo incassato niente in banca, magari! Ma e i fiori, cosa fate? Solo il copri cassa? O fate anche la corona col nome dei parenti? Non mi posso dire. Romualdo, allora io glielo dico, niente fiori, ma opere di bene. Parai di sina capre murosta meciale, te contento? Ma non mi avete già qui, Romualdo! E forse avete un stefè se piace con sigarmi lunghi, ma... Perché la capitava una roba, no? Dimmi! Era lì tacca la finestra, c'è a panno, tacca la finestra, guardava fuori, c'è mica... Che dispendagetta io? Sì, sì, Doma avanti che l'Empaisra, sì. Comunque guardava fuori, io vista Giacomo che andava via, io dico, c'è da un picco la porta
dai la vesta per l'Elvira per il funerale, ora via cuso il mio a me. Ma scappa niente! Ma è già vestita la sta bella, signora amica, perché se ne se la chiamati. No, c'è sì la unica cancacella. Mi una curiosa parete più mai conosciuta. A parte ciò, che gli propri trovavi, ma ha detto così che mi ha preso. Ma è già incassiala? Non abbiamo incassato niente, magari. Invece è sempre tutto. È incassata. E i fiori, grazie i fiori. Sì. E i fai merco privata, e la corona con il nome di parente. Bella, bella corona, no? No, 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 niente fiori, niente no, fiori. Niente fiori, no. Ma opere di bene. Farai bisogno al capre, un rusta per Romualdo, no? E fin troppo partecipi da Mecella stasera, sei contenta adesso? Ma spavucla comunque, spavucla. Allora si tribucla e dai calaccia a Medacella, ma lei tu lecca la dorme con la flebo attaccante. Ah, ma allora è ancora viva! Ma sì che lei è più viva! Ah, allora, questo cambia tutto. Guaschi, ma allora è stato una minuta e me ne impresso. Ah, sì, senti Armida, voi capisci così. Qual è nella nudità? Però te sei creaciamente allora. Parlo ma l'Olivia allora, l'Olivia, la truano non rosca. La nel truano, no. Ci hanno fatti. Ma no? Te visi? Ah, ma sì! No, ma non mi avrei buttato una roba prima. Ogni tanto sei. No, adesso ti parlo ma della Cassia, la mia menna roba della Cassia. Ecco, fa anche la morte e il Marghè della Cassina Zanrotta, così ti dico il Marghè, no? Comunque era la Cassia, con il vestito a spus. A me la stai bene, a me mi pare che la riscone. La figlia scarpe nuove. Gli avevano fatto la barba e tagliato i capelli, era più bello che da vivo, sai? Ma al bella l'era, che era proprio vivo. Ti spiego che all'andare ero tutto intorno alla casa e disio la pruma. Ave Maria piena di grazie, signore. Ora prove, ora è qui a mezz'era. Ave Maria piena di grazie, signore. Ora prove, ora è qui a mezz'era. Ave Maria. Oh, signore, sia che venga di la chita della pruma, dai, dai un po'. Era qua spieghetti, no? Ma non so, dai! Comunque, fatto sta che un bel momento ad Invrineccia, ma no. Sì, non ti ricordo, era quello di destra? No, era quello da sinistra. Beh, fatto sta che poi li ha aperti tutti e due e si è fulminato con lo sguardo. Già. È ancora vivo adesso, eh! Vabbè, ben parciale! Ma guarda che io non andavo in ambito di schermo. Sei pressa, ne? Sei comunque adesso, grazie, ne? Ma comunque, Elvira, ne è morta, adesso, ecco, e neanche resuscitata. Quindi, grazie, ma era commenta e condugnarsi. Fuma una roba. Senti con una minuta, vai. Adesso torna a avvisarmi che prima chiamava tua Olivia, se la tua almorusca, piacere a saperlo. No! Non la vedo mai con nessuno. La bella è che i sottoscritti hanno già arrangiati, non la chiamariassi. Se sistemecela con quel versca la fa. Comunque se non si sveglia non trova più nessuno. Io purtroppo sono già impegnata. Purtroppo armi. Allora qualche tipo di più ne sentite nomi pareggi. Allora, fuma pareggi. Sì, mi dia. Allora, fuma che si entra in nervi. A blue dick me? Da boom. Pare già quale manca da ogni qui corsa, no? Se io quel gol, a blue dick me, hai già, e pare già quale manca da ogni qui. Ce lo dice che il mio nonno pensa che bello. Ecco. Così, così possiamo avvisare tutto il paese. Ma sì, proprio, ma, sì. Vabbè, comunque, visto che fuma pare, quale manca, gli altri caste qui e non ma neanche, aspetta un attimo, ma neanche il caffè c'è qua, Non si fa niente sta qua. Per tanta pressa, anche se non fa neanche il caffè
chiama primo? Primo è sempre allegra. Ma mica il fai si allegra date le circostanze? O la merca che sta nel bene? Sì, ma io pensavo che finite ste circostanze il primo farà un'altra vita, eh? Ah, io pensavo mia. E la Dele, non ho ancora vista oggi la Dele. Ma dici che non fa la Dele? Allora Romualdo è la cucranena, va bene? Ecco, ta sta bene. Che la Dele era già no, non c'ha la già una funna, che ma smia che fa sé, eh? Quindi, adesso chi è ciamattucci? Ma salutessi. Ma proprio ciamattucci. Sì, 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 lo dicmi. Allora, fuma la... Fuma salutessi, ma eh? Sì, ciao Armida. No. Arvezzi più che ciao, eh? Arvezzi, allora, andiamo. Sì, però... grazie. Partissi qualunque roba. Sì, sì. Va bene. Allora andiamo. Sì, grazie. Arvezzi sì, sono Armida. Parti, solo parti su una finestra, mi sono là, siamo contenti, no, di questo, allora vorremmo fare un regalino
vicino noi, dottore, per fargli capire che siamo contenti, no? Però non lo conosciamo bene. Cosa vuole allora? Non vorremmo sbagliare, quindi... vorremmo insomma chiederle a lei, la Doris, se per caso ci può dire qualcosa del dottore, così noi sappiamo cosa prendergli. Ha capito cosa intendo dire? Ecco. Sì, 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 glielo chiedo io. Ecco, allora, per esempio il dottore guarda la televisione? Sì, di solito guarda documentari, esplorazioni. Esplorazioni? È una persona esplorativa, il dottore. Ah, che simpatica la Doris, lo capì? Ah, ecco, allora, quindi anche gli sport, guarda anche gli sport, gli piacciono. Sì, sì, è proprio uno sportivo, pensi che quando c'è la sua squadra del cuore poi non perde una partita, proprio un tipo sfegatato. Signor, mi can dispies. Pensi che mia nonna è morta di tifo? Ma che brutta malattia cagliuta da Curesi, eh! Tifo sportivo, signora! Appunto! Brutta malattia moretta cagliuta da Curesi! Tifo sportivo! Cagliuta da Curesi, allora! Sì! Comunque, la sua passione è la bicicletta. Ah, aggiusta le biciclette! No, appena può la prende, ma così una pedalata, insomma. Ah. I suoi eroi erano il grande Gino... Oh, Gino Paoli! Ma Gino Bartali, io, Fausto, quello... Quello era il grande Sanremo. Sanremo! Fausto Leali! Fausto Coppi! L'era risulta benissimo. Fausto chi? Fausto Coppi. No, mio snello. Senta, e mi dica, è anche religioso il dottore? Ma a modo suo, sì. Devoto San Nicola. Ah, San Nicola, che bello! Ah, lo capì. E poi parlo italiano, chiedo scusa, ecco sì. Poi è qualcos'altro del dottore, qualche altra passione? Proprio una grande passione per l'America. L'America? Ogni anno vola negli Stati Uniti, pensi, viene sul studio sopra l'armadio dei medicinali a questa grande riproduzione in gesso della Statua della Libertà. Uscia! Statua della Libertà! E perché? Perché ha dei parenti e appena può a trovarli. Comunque, ah, sì! Signora, adesso devo proprio andare dalla signora su, Viera. Sì, dopo di lei! Sì. Grazie, è stata molto simpatica e gentile. Ci la lascio dopo. Sì, la lascio andare. La Doris, arrivederci, grazie ancora. Si può sapere perché volevi parlare con la Doris? Hai scoperto qualcosa, insomma. Allora, parlavo con la Doris, no? Ho chiesto qualcosa sul dottore. Ho scoperto che è appassionato di esplorazioni. Oh, non parliamone. A che dolore, me l'hanno fatta anche me l'esplorazione del rettile. E sai cosa mi hanno trovato? Una piovra. Un mollusco. Sì, ma era un polipo, un polipo. Ma era un polipo. Sì, vai avanti, lascia stare. Polipo. Allora, sì, dicevo, comunque, esplorazione all'America. Sì, a piace l'America, ma va matto, Tu sai che i bastici danno l'America? Si ravvede per l'America, sapete? Va, si ravvede per l'America. Vado. Scusi il telefono, grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Allora, i disegno, che da smiglio di parlare non siamo stati. Però il problema rimane. Metti fuma con il testamento, il matrimonio, eccetera. Insomma, in un modo o nell'altro dobbiamo far sì che la nostra Olivia Asmaria smedi. Ma dai, Daddy. Ma la più smedi. Bravo, grazie della collaborazione. Sì. Allora, per lei mi va. Allora, mi pensava una roba, no? Se provassimo, andai, via! Si dà per parlare? Se provassimo, un'altra via che avviene al dottore, no? Noi abbiamo, per esempio, quanto entra l'Olivia, Noi andiamo da là, E poi qualche ce l'arriva! Andiamo a preparare! Sì, perché? Del dottore non si sa ancora nulla, Ale tanto era dottore, però è anche un gran disgraziale, Qui, mi sono qui che lo specchio. E sto qua non è ancora arrivato, no?
anticipo. Deve essere lui! San Nicola, tu che sei il mio santo preferito, tu che raccogli le mie preghiere quotidiane, ti prego ancora una volta, fammi trovare un uomo devoto a te, colto, interessante, sportivo, magari juventino, e che in viaggio di nozze mi porti a vedere l'America. Lo sai che io stravedo per l'America e non vorrei morire senza aver messo piede in America. Per omnia secula seculorum. Amen. Che brava ragazza, è proprio che stavo pregando San Nicola. Sì, San Nicola è il mio santo preferito, sì, sì. Quando si dice combinazione, lo sa che anche io prego solo San Nicola? Che suora! Vedrà che prima o poi arriverà qualcuno che le rapirà il cuore. Dottor, ma lei capisce, Moni? Che piacere, così la saluto. Buongiorno, dottor. Allora, è tutto bene, è tutto bene, Buongiorno, Armina. Buongiorno. Ah. Ma scusa, ma non mi dica che lei, alla sua età... Ma guardi che mi offendo, Certo, giovanotto, sì. Movimento, Anzi, pedalare! Sì, Lo sa che chi si ferma è perduto, Certo. Lo dicono, Perché lei non fa sport? Mi dica, lei non fa sport? Cosa fa lei, Boccia, cosa fa lei? Shanghai, cosa fa lei? No. Quella lì è robetta da sedentari. Appunto. Bicicletta anch'io. Non mi perdo mai, in televisione il giro d'Italia, il giro di Francia, poi che giro fa in Spagna, poi fanno da Parigi a bikes, e poi cosa fanno? Camminiamo a Sanremo, sì, grande la signora Mina, sì. E mi dica, sì, il suo campione preferito, Merckx, Moser. Ma che Merckx e Moser, dottor, no, guardi, io sono ancora affezionata ai vecchi campioni del passato, se li ricorda, Coppi, Barta, Limagni. Ma no, ma anche lei. Anch'io cosa, Ma anche lei, con Barta e Coppi nel cuore. Ah sì. Ma scusi, ma chi è il suo preferito dei due? Mi chiede qual è il mio preferito? Come si fa a dirlo? Sa, dottore, erano veramente bravi tutti e due, poi... Insomma, sicuramente uno dei due era il campione per eccellenza, e su questo siamo tutti d'accordo. Sì. Quindi chi è il suo preferito? Hanno glielo detto. Cioè, il mio preferito, insomma, era... Sa perché, dottore, vede, io... non voglio dirglielo, perché poi non vorrei che fosse diverso dal suo preferito, ma poi tutti rimangono male, allora... Insomma, praticamente, vorrei chiederle, invece di dirmelo poi, ma lei qual è il suo campione preferito, Come lei ha detto, uno solo. Esatto, ti l'ho detto. Intramontabile. Esatto. L'insuperabile, il campione per eccellenza. Ecco, sì. E ma chi è? Se lo dica, dottore, per piacere, ci dica chi è? Era lui. Sì.
Il ginettaccio nazionale, intramontabile Bartali. Mai di stupirmi. Ma se le ricorda le scalate del Gavia, dell'isola. È un vino. Ma non è un formaggio. Ma è Monte Bianco. L'Everest. Chi li mangiaro? Uber. Beh, ma capisco cosa vuole dire. Con la sua grinta e il suo coraggio avrebbe potuto fare anche quello. Oh, già, oh, sì, già. Ah, la bicicletta. La bicicletta? Cosa vuole, dottore? Sa, guardi, io glielo dico! Allora, se lei, dottore, che solo per ipotesi, facesse parte, di questa famiglia, noi la obbligheremo tutti i giorni a fare 100 km in bicicletta con me! Gliel'ho detto! Ma magari! Magari trovassi il tempo di fare 100 km in bicicletta tutti i giorni. Cosa vuole? Peccato. Comunque, ora io devo andare dall'Elvira. No! No, guardi, no, non se ne vada via lei, che me ne vado via io, che lei è in buonissima compagnia. Anzi, la lascio qui, che tra l'altro la bicicletta è in seconda fila, cioè. Da quando sono nato, sa, anzi direi anche prima, non potrei vivere senza che al mio risveglio il mio primo pensiero non vada alla mia Juve. Allora non penso si sia perso il derby di ieri sera. Ha visto come l'abbiamo suonata al Toro? Ho visto. Sì. Che fa? Ma non risulta. Guardi, dottore, mi viene da piangere addirittura. Capisco. È un pianto di gioia. Comunque, sì, la sua famiglia mi sta piacendo sempre di più. Meno male. Sua figlia è devota a San Nicola, la zia appassionata di ciclismo. Lei, un ventino sfegatato. Sua moglie, la dentro, non ho ancora capito che passione ha. Ma sto sognando tutto vero! Con sua moglie stai personificando la statua della libertà! Esatto. Stiamo preparando uno spettacolo teatrale in onore dell'America. Sa, lì noi abbiamo diversi parenti che ci abitano. Ma scusa, ma dove per esattezza? In montagna. Nel Montana, vorrà dire. Nel Montana vicino agli Angeli. Sì. Forse voleva dire Los Angeles. Beh, dai, io lo traduco così per farmi capire meglio, no? Qui, sa com'è? Comunque... di precipitarsi al capezzale di una povera moribonda.
bicicletta, la bicicletta, Armida! Ma se stai a malapena pedala! Si stanno facendo i suoi 100 km quotidiani, no? I suoi che, dottore? Secondo lei, le risulta che hanno riaperto i manicomi? Elvira, stava facendo i suoi 100 km quotidiani? Ma, e tu? Ma cosa ci fai facendo in quella maniera? Ma ti sei vista? Ma... Faccio la statua della libertà, non si vede? È per la commedia, no? La commedia? Quale commedia? Secondo me, qua state facendo tutti la farsa, sì, sì, sì. Mi sa che la signora Elvira sta delirando, che dice le faccio un sedativo, dottore. Dai, dai, buona te, che io ho altre cose da fare, va via, va via. Ascolta, Adele, ma tu sei andata dal Marmorino a vedere a che punto è la lapide, la mia lapide per il cimitero? Certo che ci sono andata. Come vedi, in questa casa siamo tutti a tua disposizione. E allora cosa ti ha detto? Che la lapide è bella, ma dicono che la scritta è troppo lunga e non riescono a farcela stare tutta. E tu dovevi dirci che la scrivessero più piccola allora, no? Nonnina? Nonnina cara? Ma si può sapere che cosa dovevano scriverci? Adesso te lo dico. Dovevano scrivere. Ve l'avevo detto che non stavo bene. Mi fa male tutto il glutine, che cosa? Fermi, fa male! Dottore! Attacci tutti, fantasiva! Comunque si chiama gluteo e non glutine. E comunque fa male gli stessi, va bene? Ma ascolta, come hai fatto? Allora, ero appena partita, no? Mi si è incartata la catena e ho fatto un volo che credevo di non atterrare più. Sì, sono atterrata, sì. Però sono andata fuori strada, no. Sono finita addosso alla Doris, che campava per terra fino a cella. Ma dai, e poi parlo di mala sanità. Più pronto soccorso di così? Ah, andati bene. Non simpatica, ma comunque, io posso sapere di cosa parla la commedia. Ah, la commedia. Venga qui, fa piacere, su, perché se non mi allora, La commedia. Allora, la commedia parla di una giovane fanciulla, no? Molto bella. Sì, buono, bellissima fanciulla. Ecco, che vola in America. In America per vedere una partita della Juve. Sì, sì, sì. Chi vince? Vince una statua della libertà. Sì, e poi a un certo punto arriva un giovane bellissimo dottore su un cavallo bianco, sì, sulla bicicletta bianca, su una bianchi, arriva un dottore su una bianchi, sì. E poi conosce la giovane bellissima fanciulla e si sposa e vista tutti felici e contenti. Vabbè, e quando la darete? Ma vuoi sapere quando? Non era ieri. A cavallo tra domani, a metà, la seconda metà del dottor, senta, io non ce la faccio più, vuole saperlo, la commedia la stiamo facendo adesso, basta, sì, adesso sì. E sa perché? Perché è stata quella vecchia pazza di mia sorella. Sì, perché allora vuole spiegarsi, sì, glielo dico, glielo. Allora ha fatto il testamento. E ha scritto sul testamento che noi, ecco, insomma, avremmo ereditato le sue cose. Sì.
fatta le... Sì, la bicicletta, la Juve, tutto. E io non so nemmeno cos'è e dov'è la Statua della Libertà. Falso! Oh, no. Cioè, sai, tra l'altro, dottore, io non sono mai andata neanche in bicicletta. Non so se si vede. Ecco. E poi non abbiamo neanche dei parenti in America. Zero, no. Sì, sì, ma se non vuole sapere cos'è, adesso ci dica quello che vuole, che ce lo siamo meritato. E se proprio lo vuoi sapere, dottore, io non sono tifoso della Juve. Io sono tifoso del Torino. No. Che tragedia. Comunque, c'è un altro attore nella commedia. No, ma ci siamo in quattro. A fa sempre l'altro attore sono io. Tu? Perché? Ma scusa, ma perché? Qual è il suo ruolo? Il mio ruolo è stato quello di imbrogliare tutti voi. D'accordo con la signora Elvira. Quella là non ha proprio niente. Con le sue gravi malattie. Voleva solo farsi servire e riverire da voi. Bravi. Confesso che mi ha pagato anche bene per certificato. Però che liberazione, eh? Finalmente tutta sta roba qua è finita. Meno male senza fare. Ma te non aveva fatto un sedativo? Ma che sedativo? Quando sono andata di là, la Doris è divertita un sacco a raccontarmi puntata dopo puntata dopo puntata tutta la commedia che stavate interpretando. E devo dire che anche io ho interpretato la mia parte, sapete? Perché del resto io qua dentro sono la più vecchia e penso che sarò la prima che me ne volerò verso lì di lontani. E mi sono detta, perché? Perché la mia famiglia si deve prendere tutta la mia eredità così, come se piovesse dal cielo? Ma facciamogliela guadagnare, no? Devo dire che mi sono divertita un sacco a vedere le vostre performance. Ma, Lunina? Lunina cara? Ma che canzone che è venuto a prendere il testamento? Sì, canzone del salumiere, tranquilla. Era un ragazzo che con notaio non ci c'entra proprio niente, quello lì. Vedi che tutta. Scusa me, Elvira, ma quindi la stai scelta al ricovero per me? Oh, ma su Marmita, quella che grande me che io manco. Scusa. Nieti, io ma sempre staci insieme, io ma sempre fazzi compagnia. Continueremo a farlo, mica io ma sempre facci, no? Oh, una signora. Ah, dici? Sì? Vabbè, sì. Però dimmi una roba adesso, scusa me, ma tu c'è quei mangimi, ti visi lo sciroppo per la tosse, e quelli per la congiuntivite, il supposto per i dolori, e la ciambella, e la fascia, tutti quei robini, scioccando fumma, Scusami, sarò valita da quella, tenga da una parte, perché prima o dopo, va tanti bene, più prima che dopo, andare zicchio manca! Ma tutte quelle malattie che tei, insomma, che figli hanno fatto? Ma quali? Quali malattie, dottore? Quali malattie? Anzi, sapete cosa vi dico a voi due? Sì, a voi due. Che io a voi due mi seppellisco tutti e due. Oh già, anzi, adesso farò un annuncio. Sì, sapete cosa vi dico? Io vi dico che ho deciso di non morire! Provano, sì, vanno bene per forza.
Grazie.